Signore e signori, buonasera. Questa sera andrà in onda Audizioni, una commedia originale di Daniele Pavesi. Questa è in assoluto la prima commedia messa in scena dalla compagnia L'Imprevisto del Politeatro di Milano. La registrazione risale al 2002. Vi auguriamo una buona visione. Due minuti sono passati,
mi è cominciata bene, la prima, il debutto, bene, sono molto contento. Vabbè, allora, in attesa delle notizie sul presentatore, parlerò di teatro e vediamo un attimino. Sì? Oh, poesie, bene, benissimo, poesie. È più adatto che teatrale, solo riguardo. Autori anonimi. Posso farle? Sì, grazie maestro. Qualcosa di adeguato, grazie, sotto fondo. Sera, ne scegliamo una cosa che così non. Beh, bene. Voce da luoghi remoti della mente, generatrice di strane visioni, allucinanti paesaggi, luminescenze, impersonali, vari, odori antichi e senza forma. Voce del tempo, fermo sulla ragione che domanda. Allora, parlerò di teatro, dicevo prima. Un altro suggerimento. Grappa, questo mi sembra un po' troppo. È per me o per il pubblico, no? Perché se devo farla girare ci vorrebbero anche i bicchieri, vero? Simpatica, la regia è sempre molto becca. Non è una farsa, ok, non maturiamo il senso dello spettacolo, grazie. Vediamo se riesco a continuare. Dunque, parliamo di teatro. Siamo in teatro, parliamo di teatro. Vediamo un pochettino che cosa si può dire del teatro. Vai! Vai! Autore! Autore! Quanto? 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 Presenta... Quanto? 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 Campo! Pronto? Non c'è campo, aspetta! Se... Oh. Pronto? Mi senti? Sì, sono... Sì, sono... Sì, è già iniziato lo spettacolo, sì, no, ti sto sostituendo, ma vero... Dove sei? All'ospedale! Stai vomitando! Come? Ansia da palcoscenico? Pronto! No. Va bene, non è l'ansia da palcoscenico. Come andiamo? No, 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 maestro, no! Vedendo per adesso. Segua. Grazie. Sì, beh, andiamo avanti. Grazie. Per suscitare
ce la faremo mai andare avanti. Dunque, perché il teatro sì, il teatro sì funziona, ma è anche arte. Il concretizzarsi della fantasia. È meditazione. Il teatro è una fotografia di epoche, di mode, di pensieri. È lo specchio in cui il pubblico vede riflessi. Corpi, pensieri, angosce, dubbi, tutto. È il trionfo delle illusioni, invenzione, come adesso per esempio, improvvisazione. Il teatro è tutto questo e molto altro ancora. Potrei parlare per ore del teatro senza riuscire a dormire gli argomenti. Ma non è questo lo scopo dello spettacolo. No, ripasso male. Stia più attento, per cortesia, non c'è. Ragazzi, che serata. Quando vado all'ospedale fa un po' ci vado io. Dunque, dicevo, il teatro può essere drammatico, comico, tragico. Ma soprattutto è il momento in cui voi abbandonate i problemi della vostra. E lasciate coinvolgere dal gioco creato dagli attori. No, io sono. No. Non dirmelo.
Mi piace questo gioco. Allora, non sei questo. Non sei. Non sei nemmeno quell'altro. Ci sono! Tu sei l'attore protagonista! No! Però, se ti piacciono così tanto, non mi devi, te ne faccio qualcosa io. Guarda attentamente, dimmi, cosa vedi? Vedo la sala buia del teatro. Bravissima. E seduto sul poltrone del teatro, cosa vedi? Vedo un sacco di persone che non conosco e che ci guardano. Bravissima, eccezionale, ha un acume, un... Ma adesso ti faccio un'altra domanda. Come si chiamano le persone sedute sulle poltrone del teatro? Vuoi il nome di tutti? Te l'ho appena detto che non conosco nessuno del pubblico! Pubblico! Le persone sedute a teatro si chiamano pubblico! Bravissima, Benina, l'ultima domanda, la più difficile, stai attenta, eh? Allora, c'è la sala buia, c'è il pubblico seduto in sala, c'è aperto il sipario, ci sono accese le luci, c'è la musica, vuol dire che? Vuol dire che? Lo spettacolo è iniziato e tu sei il presentatore! Benina, sei un genio, facciamo un applauso! E sei qui perché il presentatore non si è presentato. Bene, ascolta Benina, io sono molto contento che tu abbia detto questo, perché ti renderai conto senz'altro che non posso assolutamente stravolgere quello che segue per inserirti. Non andrebbe nel senso generale dello spettacolo. Per cui guarda, il massimo che posso fare è concederti di seguire lo spettacolo da dietro la pista. Prego. Fa piacere, prego. Mamma! No, è un po' una bambina. Ma io la mamma! Dai, dai. Papà! Ma cosa c'è? Tutta la famiglia, insomma! Ma non c'è! Sentite, un bel applauso! Sono vicini, hanno capito il dramma che hai intimo, perché sei triste per quello che non puoi fare, per tutte le tue ansie, le tue illusioni che vengono frustrate. Vai a portare. Ma c'è un taglio, non è che la sceneggiata, ma c'è un spettacolo. Ma la cosa che mi viene, fuori scena. Guarda, ve ne faccio vedere una. Avete visto? Questo è teatro. Far apparire vero ciò che in realtà non è. Fingere. Un susseguirsi di azioni in modo così realistico da non apparire come scritte su un copione. Quale copione? Tutto fin dall'inizio è stato abilmente predisposto per indurvi a credere che lo spettacolo procedesse realmente a caso. Ma in realtà è frutto di mesi di studio, di prove e di duro lavoro. C'è qualcosa alla gola? Quali prove? Benina, piantala, non serve più che fai la parte della rompiballe. Ti siedi qua, che quando esageri, esageri. E approfitti di questo momento per ripassare la parte della tua audizione che verrà fatta dopo. Ma io se no, dov'è il tuo copione? Di là. Ferma! Ferma! Devo concludere un discorso. Allora, il teatro è una fonte di incontro, è una fonte di collaborazione, è una fonte... Il teatro è un modo per conoscersi, per incontrarsi. A tutto questo si riallaccia il senso dello spettacolo.
che sicuramente è un po' anomalo, può essere una specie di sollecitazione alla vostra curiosità. Avete appena visto un modo di fare il teatro, e ci succede in situazioni classiche. Andiamo più a fondo, scaviamo. Come nasce un personaggio? Come si crea un'interpretazione? Bene, io ho scritto monologhi brevi, atti allo scopo. Voi conoscerete questa sera in breve come fare teatro, alcuni modi. Ma suoniamo, sala buia, pubblico presente, spazio aperto, luci spente, musica, scenario volutamente calmo, vuoto, senza scenografia. Cosa manca? Cosa manca? Manca ci sono, ma non sanno ancora di essere gli attori. Sono tra di voi! È una bella sorpresa, questo qui non ve l'aspettavate, vero? Ah, bello è! Io sono convinto che in ognuno ci sia fondamentalmente un attore. Recitiamo un po' tutti nella vita. E il teatro ha bisogno di nuove leve, di nuova forza per rinascere. Melina! Melina! Osserverai attentamente tutte le persone sedute in sala e mi indicherai quelli che secondo te potrebbero essere gli attori che ci saranno qui questa sera. Hai capito? Vai prima che la sala si svuoti. Scusa, io un'audizione quando la faccio? Cioè no, volevo dire dopo, vai. Sono sicura, Sì, vai! Mi dico! Vai!
paio direi che possono bastare. Aspetta. Vediamo un po', c'è qualche altro volontario? Piena la sala di volontari! Dai, dai, forza, torna su questi. E gira la luce in sala, per cortesia. Spegnere. Perfetto! Poi riparliamo della mania di protagonismo, Allora, bene, bene, sono contento per voi che siete qui, che avete accettato subito, sì, senza... Adesso siete sul palco, quello è il pubblico che sta guardando, cioè anche i ciclisti, insomma, vabbè, dunque, avete esperienze di teatro? Sì. Qua, proprio qua, siete visto, infatti vi ricordate. Bene, bene, sono contento. Poi non l'avevo mai visto prima, però. Esperienze di teatro? No. Bene, allora, siamo a teatro, la presentazione va fatta in modo teatrale. Per cui ci vuole un'intenzione. Ora direte nome, cognome, data di nascita, quello che fate nella vita, quello che vi passa per la testa, vi presentate al pubblico, ma in un modo che vi dirò io. Ad esempio, io adesso vi faccio fare un esempio, mi presenterò da arrabbiato. Buonasera, e allora? Io sono Pavesi Daniele, ho fatto io lo spettacolo, e allora? Questo è il concetto. No, non così, così è facile perché l'ho appena fatto io. No. Ognuno di voi avrà un'intenzione. Partiamo da te. Vedo che... Sì, ti vedo, così ti togliamo subito dall'imbarazzo, dall'impaccio. Allora, tu ti presenterai essendo una persona triste. Una persona triste, 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 triste. C'è dentro una tristezza. Coraggio. Io mi chiamo Mariangelo. Ciao a tutti. Mi chiamo Mariangelo. Non so neanche io perché sono qua sopra. Cioè, questa è noia, non è tristezza. Te sei l'anima della tristezza, sei corrosa della tristezza, sei disperata, un dolore immenso. Questo onere di presentarti, di essere
molto ampio nei gesti, molto lento. Vai. Buonasera, sono Christian, Christian Klein. Sono tedesco, ma non parlo il tedesco, ma voi, feccia della... Oh, 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 oh! Scusate, uomo, veramente, no, no, scusate. Non si può insultare il pubblico, permettimi, scusate. Allora, sì, superiore sì, ma un nobile ci tiene sui sussulti. Li tratta bene, non fa sentire, fa sentire la differenza, ma non fa sentire proprio che siano, cioè, l'ultima, chance poi. No! Buonasera, sono Christian. Christian von Klein. La mia generazione deriva dall'alta aristocrazia tedesca, ma non parlo la lingua. Il tutto perché da fanciullo frequentai luoghi antilocati, quali Windsor, Buckingham Palace. Sì, 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 va bene, va bene! Tutti, hai già calcato queste tavole che scricchiano, beh, tu mi farai una presentazione da timido. Timido, ma proprio timido, sei timido. No, no, timido, timido. No, allora no. Questo è un quasi timido, cioè, un timido proprio così. Più timido, molto più timido. Ma quando sei di quelli che non riescono a guardarti in faccia, che ti sfuggono, dentro me la faccia, dai, forza. Sì, 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 questi, dai. Ciao, giochiamocela fino in fondo questa carta, dai. Sì, era quasi buono, ma manca ancora un pochino. No, no, partiamo da qua dietro. L'essenza stessa della bicicletta. Ah, faccio la scena. Sì, sì, bravo. Come ti viene? Giocatela fino in fondo. Thank you.
qui andiamo sulla cultura. Devo dire due parole sull'argomento che segue. Però così non mi sembra che vada bene. No. Scusate un attimo. Pregherei tutti i maschietti in sala di alzare le mani sopra la testa, o così, o così. Io vi ringrazio per la collaborazione, è questione proprio di un attimo. Grazie, grazie, molto bene, vi ringrazio. Beh, posso dire, tenete su, no, tenete su. Vi posso dire l'argomento che segue. È la morte, su le mani. Attraverso gli occhi di Edgar Lee Master, che ha scritto Spoon River, è un libro di poesie che tutti avete sicuramente letto. Beh, comunque è un modo di vedere un argomento di comune interesse sotto un certo profilo, ma soprattutto è un ottimo esempio di drammatizzazione. Nina, dove sono? Bene,
arrivando senza pensare né a moglie, né a parenti, né al denaro, né all'amore, né al cielo. Se la gente scopre che sai usare il violino, ecco, ti tocca strimpellare per tutta la vita. Guardi, io mi mascolo gli orari. Che cosa vedi? La messa di Trifoglio? Eppure il Pasquale ha dato aggiungere a te. Vento nel grande. Prendi le mani, perché sai che subito dopo poi saranno pronti per il mercato. Prendi, ormai. Pure ti giungerò anche un fruscio di gonne. Come quando al boschetto le ragazze vanno. Ecco, come potevano coltivare i miei 40 acri? Per non parlare nemmeno di aumentà. Una rida di corni, fagotti, tavini, che mi facciano agitare in testa, metti rossi e corni. E ci vuole di un mulino a vento. Ma è una volta sola, pensi ma una varata. E subito qualcuno si fermava ai bordi della strada per portarmi con sé a un ballo, una merenda. Finì, che avevo ancora i miei 40 anni. Hai andato, sportiere. Finì, con un violino sconquassato. Hai andato, quello che finì. E con un sorriso spezzato. Che lo... E con mille ricordi. Memory. E senza nemmeno un rinvio. È nato il singolo di Fred. Anche lui dorme sulla collina, spirito senza forma, portato dal vecchio dottore, unito agli altri spiriti per correre nelle valli giù per i fiumi, sui prati, tra le case di città. C'è il vento d'ottobre. È lo spirito del mondo. Trasporta i colori verso l'inverno e racconta a chi sta ascoltando le storie malinconiche di tutte le vite e l'estate finita. Anche se hai apportato tuo istinto, così delle variazioni al testo originale inserendo il violinista. Sì, avevo pensato di portare un mio amico. Guarda, in altre occasioni avrei detto di no, ma questa volta proprio hai fatto bene, è servito lo scopo e anzi, poi me lo presenti dopo, perché il ragazzo ha della stoffa, se vuoi sapere il teatro... Certo che mi interessa! Piacere, sono Kevin. Kevin cosa? Kevin Robusto. Come è? Sì, senti, qua siamo in mezzo allo spettacolo. Siamo in mezzo. Allo vabbè, siamo in mezzo allo spettacolo, sarebbe stato meglio dopo, con camera, con il cavamo. Però vabbè, vediamo. Non c'è scritto niente. Guarda lì qui. Sì, c'è una riga. Personaggio di rilievo dello spettacolo audizione. Lo so, mi sono un po' fatto prendere la mano, però sa com'è, ho pensato alla tua prima occasione, cogli l'attimo, carpe diem e quindi ecco qua. Hai fatto bene. Va bene, ho capito, Bene, allora, visto questo tuo entusiasmo, prendo occasione dallo spettacolo per aumentare il tuo bagaglio di conoscenza teatrale. Sei contento? Bene, vieni. Sì, tranquillo, non ti succede niente. Allora, come tu sai, per un attore è fondamentale il controllo della gestualità. Assoluto, totale, nessun gesto deve essere lasciato al caso. Assoluto, Giovanni, grazie.
perché potevo tenere poi questa forma smagliante e meravigliosa di controllo, bisogna sottoporsi a degli esercizi mirati che stimolano e accrescono il bagaglio e la capacità di controllare i movimenti. Benissimo, tu adesso, fino alla fine dello spettacolo, farai questo esercizio. La statua. Tu entra nel personaggio, fai che il gesso, il bronzo, il marmo, la roccia entrino in te. Tu sei una statua. Solo così entrerai e diventerai un personaggio di rilievo della scenografia del palco. Facciamo un bel applauso alla nostra. Teatro è sofferenza. Mi raccomando, immobile. Maestro, chi sono io? La statua del discopolo. Disco chi? Oh. Per piacere, maestro, discopolo, discopolo. Va bene, mi raccomando, per piacere. Ciao mamma, sono il discopolo, ciao mamma. Immobile! Devi essere teatrale, anche il viso è importante, immobile, lo sguardo fisso, guarda, no, in fondo un punto, lo fissi fino alla fine dello spettacolo. Melina, vai a vedere se sono pronti gli altri. Ok? Su, veloce che il pubblico aspetta, sai? Su, le ciglia si muovono, immobile, assolutamente immobile. Vi spiegate che il pubblico attende, eh? Ah, ecco, benissimo. Che voi avvertite come una cosa tangibile, altro
non sarebbe che il mio smisurato egocentrismo. Me stesso immenso, tanto grande da saturare ogni spazio di questo teatro. E i quechi gli suoneranno nella testa come la faccia! Anche dopo che io, l'attore, me ne fossi andato. Io, gigantesco, del quale sembra quasi di avvertire l'odore, il profumo, emanato dal modo di vivere la vita. E gli altri sono comparsi. Riposa, figliolo. Proprio questo è stato il mio dramma. Io ero il grande attore, sempre, ovunque, il massimo. Lo gridavano: sei grande, sei il migliore. Ricordo le recensioni dell'epoca. Il miglior Amleto del siglo. Aurelia, superbo, inarrivabile. Un'interpretazione maestosa, totale. Un crescendo di successi, un'apoteosi di totalità che mi spingeva sempre oltre me stesso. Io ne sono nato dallo studio del personaggio. Lo scavavo a fondo, curando ogni particolare, nel modo di muoversi. In particolare negli atteggiamenti, ogni sfumatura della voce, in modo maniacale. Io ricostruivo il modello psicologico, pezzo per pezzo! Così, nella finzione scenica, io manifestavo solo emozioni vere. Me a Feba sacro fuoco della perfezione. Il fanatico, il terrorista della perfezione. L'esito finale fu che io non interpretavo il personaggio, no. Io ero il personaggio. Dopo, continuavo a esserlo sempre. Anche nella vita di tutti i giorni, il personaggio mi restava dentro, vivo, e tutta la sua completezza. Fino a che non lo sostituivo con una nuova. Pensate, finzione e vita reale fuse, indistinte. Poi un giorno mi resi conto che la mia coscienza d'uomo non esisteva più. I personaggi stavano vivendo la mia vita, il mio posto. A quel punto io sono sprofondato nell'oscurità della depressione. Come? Beh, ci vuole il tempo che ci vuole. Comunque ho finito, non la faccio lunga. Ridotto a uno straccio. Non volevo vedere nessuno. Dormivo poco, mangiavo niente. Poi una notte ho fatto un sogno. Giacevo a bordo sul letto quando seguì l'impulso di alzare gli scatti. Una volta in piedi mi voltai. Un altro me stesso mi osservava incuriosito, ancora disteso sul letto. Nel sogno provavo una stranissima sensazione, un misto di stupore
entusiasmo. Pensai, finalmente libero. Risveglio, qua è stato stupendo, eh! Avevo ritrovato la voglia di fare, avevo ritrovato la voglia di ridere, avevo ritrovato me stesso! Ha finito, ha finito! Ora, io che vi parlo sono l'uomo. Lui. Lui che vedete tranquillamente seduto su questa sedia e che ci osserva incuriosito. Lui è l'attore. L'interprete per te. Ci incontriamo solo in teatro. Mi aspetta in qualsiasi teatro, per qualsiasi spettacolo e per qualsiasi personaggio. Per continuare a vivere come attore non possiamo fare a meno l'uno dell'altro. Anche se può sembrare una cosa. Posso ricominciare se volete. Oh, no. Non è mostruoso che un attore, nient'altro che per un simulacro di passione, un sogno, si medesima tanto nella parte del suo aspetto caro. Il volto gli si sbianca, gli occhi umidi, la voce spezzata, in lui tutto incarna i sentimenti suggeriti. E tutto questo per niente. Per Ecuba. E chi è Ecuba per lui? O lui per Ecuba? Che debba piangere. Fanno bene, non servono a niente. Questa non è la posizione originale. Forza, non serve a niente. Così, si scopola e così. Il rumore che mi indica che anche l'attrice è pronta. Questo è un rumore in fondo. Bene, sono molto contento. Sì, c'è qualche problema. Felina! Sì? Quanto non ho chiamato? Per forza. Cosa posso fare? Anche un telefono di Cena. Se puoi portarlo, perché ti regalo. Mi chiamo Felina, non Cenerentola. Lo devo considerare un po'. No, vado. Che cazzo. Metto un sottofondo di ricarica. Tanto. Metta sottofondo. Thank you.
questo momento il sole e siete incredibilmente romantico. A proposito, il prossimo dolcissimo brano, che si intitola Innamorata, diranno solo due artisti che rispondono al nome di Albino e Ramona, dedicato a chi in questo momento anela a un sospiro da senza dolore, senza bene, senza cielo, senza neanche ma non te lo ricordi perché non ha funzionato.
Sì, Alfredo, quello con tutti gli amici maschi. Tutti, tutti maschi. Te l'ho mai raccontato che mi ha confessato che io ero la sorella che aveva sempre desiderato ma che non aveva mai avuto? No, però dico adesso. Senti, guarda, questa qua forse non te l'ho ancora raccontata, no? Settimana scorsa ho dato appuntamento con uno. Ti riparo il vestito nero, quello seconda pelle, scollato, avanti, dietro. Quello. No. Ma no, non ha neanche delineato nello sguardo tutti i centimetri di pelle esposta, no! Questo qua cosa ha fatto? Ma sì, tutta la sera mi ha fissato i piedi, rapito! Ma ti rendi conto, i miei piedi? Mi è capitato una feticista, un imbecille! Ma cosa ridi cosa? A me viene una crisi seria e tu ridi? L'acqua calda, senti, stanno suonando alla porta, aspetti un attimo. Arrivo! Arrivo!
anni alla fine, perché lo spettacolo ormai è finito, siete bravissimi, siamo qui per i saluti. Sta qua, a parte che non era la posizione iniziale, ma adesso puoi anche muoverti, vai, dai, 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 forza. Veramente mi è venuto un crampo. Guarda. Dove? Beh, allora la paralisi. E allora in questo caso non puoi sicuramente in queste condizioni far parte della compagnia teatrale. Ma che compagnia teatrale, scusa? Quella che è appunto sovvenuto qui questa sera. Per venire noi. Scritturati quanto è? Cosa credi? Cioè, audizioni, audizioni ha un senso. Voi siete i nuovi attori del laboratorio teatrale, il previsto. Comincio a sentirmi già molto meglio! Però erano pagati, cioè non è che... Ma andremo anche in altri teatri! E quanti spettacoli dovremo fare all'anno? Cioè, andremo pagati, avete venuto ad acconto o... E faremo dei tirare l'altro! Siamo sicuramente contro il futuro! Ma lavoreremo anche con registi importanti, vero? Cioè, fermi un attimo, ho detto che mi siete piaciuti e fate parte della compagnia, ma avete ancora tante cose da imparare, tanto da lavorare prima di essere in grado di interpretare i personaggi della nuova commedia che sto già scrivendo. Ah, vuol dire che reciteremo solo nelle tue opere? Forse all'inizio per prendere sicurezza, ma poi almeno è scontato. Cioè, voglio dire, autori classici tipo Ancio Cantoncevo. Amo, sicuramente amo certo. Il giardino dei cigni. Oh mio Dio, guarda come mi aveva tra i rami e la fiorina. Non potrà neanche mancare il genio di Pirandello. Stasera si recita da soggetto, così a se ripare. E sei personaggio in cerca d'autore. Vabbè, poi io vorrei fare qualcosa di breve, di George Bernard Shaw, così tagliente, caustico. Ragazzi, va bene? No, però noi stiamo perdendo l'obiettivo, il maestro. Shakespeare, quindi la Shakespeare. Essere o non essere, questo, se sia più nobile per l'animo sopportare i mali di una sorte avversa, impugnarli alti contro un mare di dolore e affrontandoli, finirli. Ho creato dei mostri! Oh! Volate basso, ragazzi! Fly down, baby! Oh! Ho detto, siete qui per salutare il pubblico e poi si chiude. Forza! Io non penso. Non posso andare. Non è quello che vedo. È quello che non vedo. Città, fuori. C'è tutto, ma non vedo l'orizzonte. Guarda questo, un palco, come questo. Tu sai che sono 40 metri quadri, su cui nessuno può fregare. E non sono infiniti. Tu sei infinito. E su questo palcoscenico infinite le interpretazioni che puoi fare. Loro, 40 metri. Tu sei finito. Questo a me piace, questo non si può vivere. Ma se io esco di qui, poi si srotola un palcoscenico di milioni di metri, di milioni e miliardi di metri, e non finiscono mai. Su quel palcoscenico, allora, non c'è interpretazione, non c'è storia che puoi raccontare. Io non so recitare su quel palcoscenico. Io devo restare in questo teatro. 250 persone che passano su questo palco. Un altro personaggio. Un'altra storia. Un'altra vita.
Ovviamente ringraziamo anche l'autore Daniele Parente. Questo è un sogno che è incominciato questa sera. Siamo agli inizi. Non aspetto mai. Siamo agli inizi, ma abbiamo bisogno di tanta gente a cui piace il teatro. Abbiamo bisogno di attori, di registi, di coreografi, di tutti quelli che amano il teatro. Abbiamo bisogno di elettricisti, di tutti quelli che vogliono parlare. Vuole, può lasciare poi o poi il suo nome nominativo e il numero di telefono, sarà richiamato quando le cose saranno sistemate bene. Abbiamo appena incominciato. E una seconda cosa, i tempi e dati da destinarsi, volevamo fare, organizzare un laboratorio teatrale per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni, perché è l'età in cui davvero è il meglio che esce. Gentile visione e auguriamo a tutti gli spettatori una serena notte.